Avrebbero fatto leva sulle necessità dei loro clienti anche nel periodo del lockdown, prestando denaro con tassi di interesse fino al 140% annuo. La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato quattro persone per i reati di associazione a delinquere, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, usura, estorsione ed autoriciclaggio. In carcere è finito Salvatore Cilla, riconsiderato il capo dell'organizzazione. Arresti domiciliari per il figlio Gabriele, Matteo Reina e Giovanni Cannatella. Nell'inchiesta risulta un altro indagato, Achille Cuccia. Per lui è stata invece applicata la misura del divieto di dimora nel territorio del comune di Palermo. Il GIP ha disposto anche il sequestro di beni per un valore di circa 500.000 euro. Le indagini condotte nel periodo di novembre 2019 e dicembre 2020, con l'ausilio di intercettazioni telefoniche ambientali, appostamenti, pedinamenti, videoriprese, esami dei flussi finanziari, hanno consentito di delineare una consorteria criminale capeggiata da Salvatore Cillari che, almeno a partire dal 2016, avrebbe erogato prestiti di denaro con l'applicazione di tassi di interesse anche di tipo usuraio nei confronti di una vasta platea di persone nell'area palermitana e romana per un ammontare complessivo pari a circa 150.000 euro. Parte dei proventi illeciti sarebbero stati poi autoriciclati dal figlio Gabriele, attivo collaboratore del padre nelle azioni criminali, in un'attività economica nel settore della ristorazione nel pieno della movida palermitana. Gli altri sodali avrebbero operato a vario titolo come intermediari, entrando in contatto con le vittime, proponendo piani di rientro e veicolando messaggi per il rispetto della scadenza delle rate concordate. L'indagine ha consentito di raccogliere elementi sul grave stato di bisogno vissuto da coloro che hanno chiesto i prestiti di denaro, soprattutto nel periodo di lockdown, e l'esistenza di un sistema professionale basato sul rilascio di assegni postdatati utilizzati a garanzia dei prestiti erogati, nonché su dazioni in contanti prive di qualunque tipo di tracciabilità con l'obiettivo di schermare i passaggi di denaro. L'applicazione dei tassi di interesse che sarebbero arrivati fino al 140% annuo, per ottenere i quali gli indagati hanno esercitato anche minacce nei confronti delle vittime. Sequestrati due immobili destinati ad uso commerciale, dove svolge la propria attività un noto ristorante nel quartiere Capo di Palermo, un motoveicolo e conti correnti.